gli attori, i protagonisti per un futuro cambiamento della società. Tutto ciò è possibile con il Movimento 5 Stelle. Firmiamo, informiamoci, informate, informiamoci su tutte le iniziative, informiamoci. È stato possibile, grazie al Movimento 5 Stelle e ai suoi portavoce, realizzare il microcredito per le piccole e medie imprese. L'agenzia del microcredito è nata grazie al Movimento 5 Stelle e ai suoi portavoce che si sono tagliati gli stipendi dell'80%, cosa che non hanno fatto gli altri, hanno rinunziato alle auto, hanno rinunziato ai risorsi elettorali, cosa che è tutto un bello consiglio al basso. Informatevi. L'unico che è entrato, che ha detto, l'unico che è entrato, sì, ha detto, guarda lei, no, Fasa di che dicetti? Che dicetto volevo? Tutti quelli che avranno la bontà di guardarci. Un abbraccio fortissimo, siamo ancora tra la gente, come lo saremo sempre. Colgo l'occasione invece per dire che oltre a oggi in questo gazebo c'è un'iniziativa molto importante che i ragazzi di Curigrotta, del gruppo Plegreo in generale, stanno portando avanti, dobbiamo aderire tutti, e riguarda le trivellazioni della caldera Plegrea. È una cosa molto importante. Il 28 giugno prossimo ci sarà un'altra riunione generale dove ci confronteremo e faremo un po' il punto della situazione. Gli obiettivi sono tanti, il mostro da sconfiggere è difficile perché gli interessi economici che intrecciano questa centrale geotermica sono fortissimi e sono tanti, ma con l'impegno di tutti ci riusciremo sicuramente. In ogni caso, un abbraccio ai ragazzi dei campi delle Greve che stanno facendo un lavoro egregio. Grazie Luca. Ma è stato fissato il luogo per la riunione? No? Sì, è stato fissato il luogo, però non lo ricordo esattamente. Andate sul gruppo No Trivellazione Campi Plegrei, troverete un gruppo pubblico, troverete tutto quanto là. E sia le spiegazioni, hanno postato tanti documenti tecnici molto importanti. Ieri c'è stata una splendida riunione a Pozzuoli, la prima, hanno partecipato molte realtà associative, tutte con le idee molto, molto chiare. Mastro Lorenzo che ci ha spiegato insomma i rischi di questa scellerata operazione, soprattutto economica. Cercheremo di dare il meglio di noi per bloccare questa possibilità.
quindi partecipate perché è molto importante. Tra le altre cose, l'area interessata è molto vasta, non interessa soltanto la zona Flegrea, ma colpisce anche Napoli, fino al Vesuvio, infatti l'intera città è, diciamo così, stretta tra questi due fuochi, il Vesuvio e la caldera, che se bucata potrebbe provocare dei rischi straordinariamente elevati, per cui bisogna partecipare, metterci del proprio, e servono i talenti di tutti, veramente servono i talenti di tutti per studiare, opporci tecnicamente, giuridicamente, fare sensibilizzazione capillare sul territorio, di modo che la gente possa partecipare, capire il pericolo e opporsi a questa scellerata opera che distruggerà definitivamente il nostro territorio. Seguite il gruppo. Grazie Luca. Grazie.